Questo è l'autodromo di Monza e questa è BCTV, che per l'occasione vi propone le immagini del trofeo Pata, trofeo ETS, trofeo Mayon, trofeo Maldaner, gara riservata alla categoria allievi e organizzata dal pedale senaghese. Si tratta di una competizione che assegnerà anche il titolo provinciale di Monza e Brianza e che è una delle tre competizioni che animano il quarto Gran Premio Ciclismo Giovani, kermesse che ha portato il 30 aprile sul tracciato italiano anche gli esordienti e gli juniores. Regia organizzativa del pedale senaghese del direttore generale Luca Ortolani della Nave, e qui vediamo proprio gli allievi della società milanese in posa con Francesco Quattrociocchi, assessore allo sport del comune di Senago, Francesco Mancusi, vicepresidente del consiglio comunale di Senago, e alla deputata Grazia Di Maggio, componente della commissione sport alla Camera. Se in posa ci sono gli allievi, ricordiamo che il team arancione ha il merito di garantire tutta la trafila giovanile, dai giovanissimi agli junior, senza dimenticare il mondo amatoriale. Oltre ai ragazzi del pedale senaghese si schiereranno al via 191 allievi a dimostrazione del fascino di questa manifestazione che ha portato all'autodromo anche alcune squadre piemontesi come il pedale Ossolano, la Madonna di Campagna, l'Ardel Cycling Team e il Veloclub Novarese. Agli ordini del direttore di corsa Pier Enrico Camisasca scatta la competizione che, a differenza di quanto si pensava, non si articolerà in 9 tornate del circuito Brianzolo, ma in sole 7 tornate, perché c'è stato un piccolo ritardo causato da una caduta nella gara, nella precedente gara degli esordienti. Quindi sarà una sorta di gara sprint, come è ormai di moda della Formula 1. Ci aspettiamo quindi, visto che la gara misurerà solo 40-41 km, ci aspettiamo un ritmo elevatissimo da parte di questi ragazzi che sono classe 2007 e 2008. E infatti eccolo qua, come volevasi dimostrare, pronti via, e c'è subito l'allungo di un ragazzo. Si tratta di un portacolori della Biassono, Federico Brafa. Lui è abituato alle partenze full gas perché ha anche praticato la mountain bike, il cross country, dove partire bene è fondamentale, e lo vediamo qui in azione con la sua Cinelli rosso sgargiante che va esattamente forte come una Ferrari, forse anche di più visto il periodo poco fortunato della casa di Maranello. Vediamo se al ruota di questo atleta si porterà qualcun altro, e sembra proprio di sì. Abbiamo un piemontese a caccia del portacolori della Biassono. Vediamo il gruppo se sta reagendo, come vedrà, come cercherà di rintuzzare questo attacco. Se non abbiamo visto male, la maglia era sicuramente quella di un atleta della Madonna di Campagna. Potrebbe essere Simone Stecca, che è un atleta del secondo anno. E ora qua vediamo un altro piemontese, il numero 184, Sergio Porretto, del pedale Ossolano. Vediamo se in tre questi ragazzi si ricongiungeranno e poi si troveranno subito un accordo per provare ad andare via al gruppo. Eh sì, vediamo anche, esatto, Porretto fa segno a Brafa, andiamo insieme, che proviamo a toglierci dalla visuale del gruppo. Molto difficile, perché questi sono rettilinei di Formula 1, quindi il gruppo ti tiene sempre lì. Se vogliamo, è la stessa cabala che rema contro questi coraggiosi attaccanti, e comunque bravissimi attaccanti, perché nelle tre precedenti edizioni della corsa per allievi disputatasi qui all'autodromo di Monza hanno sempre vinto i velocisti al termine di uno sprint di gruppo. Nel 2020 fece festa Milo Marcolli della Busto Garolfo, nel 2021 imporsi nel Trofeo Savelli fu Matteo Fiorin, e nel 2022 invece il rettilineo di Monza sorrise a Federico Saccani, che è un atleta classe 2007 e quindi può cercare un clamoroso bis, perché è proprio in gara oggi. Intanto, come avete visto, l'affondo dei tre attaccanti è stato rintuzzato dal numerosissimo gruppo, che ricordiamo conta 191 atleti, ma appena rintuzzato l'attacco dei primi battistrada parte in contropiede un altro coraggioso, è il portacolori della ciclistica trevigliese, Andrea Rossini. Come si vede però la romanese si è subito portata a ruota dall'attaccante, portandosi dietro tutto il resto del gruppo.
È un gruppo, come vedete, molto numeroso. L'asfalto è meraviglioso, è quello dell'autodromo di Monza, è anche non così scorrevole come si potrebbe pensare, perché è molto abrasivo, no? È per garantire il grip alle auto di Formula 1, quindi non è che la ruota scorra molto velocemente. E anche, soprattutto in questa fase, stiamo risalendo dall'Ascari, è una strada in leggera salita. La prima parte del percorso, fino, diciamo così, alle curve di Lesma, è in leggera discesa. Qui dall'Ascari fino al traguardo la strada tende a salire, ed è proprio sotto il traguardo che vediamo un altro affondo da parte di alcuni atleti che proprio non hanno voglia di aspettare la volata, anche perché disputare la volata su una strada così ampia in 191 deve essere veramente una cosa da cuori forti, sia per chi la disputa sia per i genitori che sono a bordo strada a vedere i loro ragazzi andare a 50-60 all'ora in un gruppone. Siamo ormai a 4 tornate dal termine, vediamo se qualcuno proverà ancora a eludere il controllo del gruppo. Sembra proprio di sì. Vediamo proprio ancora l'attacco, sembra ancora un corridore del pedale Ossolano, seguito da un altro atleta della Biassono. Vediamo se riusciamo a riconoscere i numeri. Per il pedale Ossolano sembra Diego Costa Masnaga. Alla sua ruota dovrebbe esserci un interessantissimo primo anno, che non avrei mai detto di vedere all'attacco qui a Monza, che è Achille Bellato. È un ex corridore, un ex esordiente dell'Alzate Brianza, un ragazzo che andava molto forte quando i percorsi erano un po' più impegnativi. Completa il terzetto il numero 143 della Mincio Chiese, Matteo Finotti. I tre sembrano aver trovato un bel accordo. E questo ci permette di menzionare gli sponsor che hanno permesso al pedale senaghese di organizzare questa manifestazione. Oltre al main sponsor Patasnack, hanno contribuito la Brace, Tecnocasa, ETS, l'ABE, rappresentanze termosanitarie, promoline.it, Mr. Keating, Comind, condizionamento riscaldamento, AGI, il Battistrada, Trade Up, Carpneus, OTE, Gruppo Il Trucciolo, CRB Iniziative Immobiliari, Lerica, House.it, Norval, IEP e UNES, che insieme a Sigma ha anche messo a disposizione di chi si piazzerà dei cesti di prodotti alimentari come premio a chi otterrà un buon risultato quell'autodromo di Monza. Chi sta facendo bene all'autodromo di Monza sono i tre fuggitivi, di cui ricordiamo i nomi. Stiamo parlando di Achille Bellato, Diego Costa Masnaga e Matteo Finotti, che stanno continuando la loro iniziativa, la loro sortita. Il gruppo però li tiene a bada, anche perché l'andatura media è di poco inferiore ai 45 all'ora, quindi è davvero difficilissimo riuscire a creare quel solco rispetto agli inseguitori, che anche complici i rettilinei molto lunghi tengono sempre a tiro gli attaccanti. Abbiamo visto infatti Bellato che si è girato, e questo non è un bel indizio, vuol dire che gli inseguitori stanno per rientrare. Anche Finotti si gira, e infatti eccolo qua, mancano 3 tornate alla conclusione. Davanti si sono un po' rimescolate le carte, ma il gruppo è lì e sembra vanificare o comunque soffocare sul nascere le velità di altri due atleti che stanno provando a mettere il naso fuori dal gruppo, che sono portacolori della solita Biassono, che sta facendo molto bene, e anche dell'Alzate Brianza, che ha alcuni atleti molto forti e molto ambiziosi per questa gara, come per esempio Luigi Schiavolin, che si è già imposto nella Varese Angera, e il suo compagno di squadra Filippo Cappelletti, che ha regalato il secondo successo stagionale al team Brianzolo, che corre in casa, quindi ci terrà comunque a fare bene. E sembra che chi vorrà fare bene dovrà farlo allo sprint, perché qui siamo al suono della campana. Il gruppo resta compatto per quanto allungato, quindi come è successo già nel 2020, come è già successo nel 2021 e nel 2022, sembra che il trofeo Pata sia un discorso privato tra chi ama andare forte negli sprint. Cresce l'attesa anche dietro le transenne, come vedete, e vediamo all'uscita della parabolica un gruppone tirato proprio dalle maglie della Biassono, con l'Alzate Brianza che però stava risalendo sulla destra. Vedremo negli ultimi 300 metri come evolverà la situazione. Eccolo qua, che gruppone, ragazzi, lanciatissimo. Vediamo
il duo della Alzate Brianza, ma vediamo anche la maglia gialla della Mincio Chiese di Federico Saccani. E Federico Saccani che, come detto, attenzione qui una piccola caduta senza conseguenze per fortuna, ma è proprio Federico Saccani che qui vediamo sul podio indossare la maglia celebrativa del successo, aggiudicarsi dopo la gara del 2022 anche l'edizione 2023 del trofeo Pata. Bravissimo il corridore di Mantova, rappresentante della Mincio Chiese, a lasciarsi alle spalle il tandem composto dai corridori dell'Alzate Brianza, Filippo Cappelletti e Luigi Schiavolin. Poi Maxim Lauta della Galbiati Sport, Sebastiano Tavelli della Feralpi Group, Cristian Mazzoleni, miglior atleta classe 2008 del Brembillese, Marco Zocco, altro primo anno della Galbiati Sport, Stefano Ganini della Rovanese, Filippo Colella della Biassonno e Capil Martina della Camignone. Importante il nono posto di Filippo Colella perché gli garantisce il titolo provinciale di Monza e Brianza. Ed eccoci qua, siamo con il signore dell'autodromo di Monza, due partecipazioni tra gli allievi, due vittorie, penso che si possa essere davvero soddisfatti. Sì, dai, è una gara che punto solitamente ormai da 2 anni e mi è riuscita tutti e due e speriamo di replicare anche i prossimi. Cosa c'è di magico in questo percorso? Non solo per te, ma penso anche per tutti i ragazzi che corrono qui. Ma sicuramente è un percorso adatto abbastanza alle mie caratteristiche e con una lunga volata, senza praticamente curve, curvoni dove non bisogna rallentare e niente, è sempre stata una gara a cui ho voluto ambire e ci sono riuscito per 2 volte. Hai parlato di volata, non credo sia normale per voi disputare una volata su uno stradone così ampio e su un rettilineo così lungo, perché la parabolica comunque l'ha fatta pieno. Cosa cambia rispetto a un arrivo, diciamo così, normale? Ma sicuramente cambia praticamente tutto l'ultimo giro, che viene affrontato molto veloce, ad alte velocità, e diciamo che la parte fondamentale è saper prendere la posizione, saper decidere quale treno prendere per fare la volata e essere abbastanza attenti sulla gente che parte e non farsi scappare nessuno. Dedica per questo secondo successo nel trofeo Pata a chi va? Ma sicuramente soprattutto alla mia famiglia, che mi ha aiutato e mi ha supportato e mi permette di andare alle gare, e oltre a quello anche la squadra che mi ha allenato e mi ha permesso di arrivare in questa condizione alla gara. Filippo Cappelletti, secondo posto qui all'autodromo di Monza, è stata una bella volata, bella tirata, già dalla parabolica vi abbiamo visto in testa, raccontacela tu questa volata. In realtà io avrei dovuto tirare la volata al mio compagno di squadra Luigi Schiavolin, infatti sono rimasto all'aria sin dall'ultima chicane in fondo all'altro rettilineo. Purtroppo però poi nel momento in cui ho fatto il cambio di ritmo alla parabolica ho creato un buco dove si è infilato Saccani e non siamo riusciti a finalizzare quello che avevamo pensato, ovvero il primo posto. Raccontacela questa gara al netto di come è andato il finale. Allora diciamo che siamo stati coperti tutta corsa, siamo stati nella pancia del gruppo, fortunatamente non siamo mai stati coinvolti in delle cadute. Arrivati all'ultimo giro ci siamo portati avanti, un mio compagno, lui, Mattia Gaffuri, ci ha tenuto davanti per i primi chilometri dell'ultimo giro. Successivamente sono entrato in gioco io che ho tenuto davanti Schiavolin. Poi la volata ho già raccontato com'è andata. Come sta andando questa stagione? A me sembra che no, stiate andando veramente forti proprio a livello di squadra. Sì, esatto, sia io che Luigi abbiamo già vinto una corsa, siamo già entrati anche nel podio assieme alla Varese Angera, lui primo, io terzo, oggi secondo e terzo. Sarebbe stato bello fare una cosa come la Varese Angera, ma purtroppo non siamo riusciti. Comunque la squadra sta girando bene, ci troviamo molto bene anche come gruppo, speriamo che il proseguo della stagione vada altrettanto bene. Luigi Schiavolin, terzo classificato qui al trofeo Pata all'autodromo di Monza, penso sia una bella soddisfazione, soprattutto per voi che correte in casa, salire su questo palco. Possiamo dire che si poteva far meglio, quindi sono un po' amareggiato, però mi va bene il terzo. Questa è una annata buona comunque per l'Alzate Brianza, state raccogliendo tanti bei risultati, penso che si possa essere soddisfatti al netto di come è andata oggi. Sì, ci stiamo allenando molto bene, quindi i risultati arrivano e sì, possiamo anche essere soddisfatti di oggi.
Siamo in compagnia della deputata di Fratelli d'Italia alla Camera, Grazia Di Maggio, componente della Commissione Sport. E qua si respira di sport. È una bellissima giornata per lo sport, una bellissima giornata anche per la Lombardia. Da componente della Commissione Sport non posso che esprimere massima soddisfazione per vedere tutti questi giovani atleti oggi gareggiare. Dopo due anni di pandemia, dopo due anni di forzature, abbiamo finalmente nuovamente la funzione sociale che lo sport esprime a pieno titolo. Sono molto contenta e auspichiamo che eventi come questi siano sempre più diffusi, non soltanto in Lombardia ma anche nel resto d'Italia. Per portare avanti questo evento, che è nato proprio durante la pandemia, ci è voluta tanta intelligenza da parte degli organizzatori, tanta disponibilità da chi gestisce questo autodromo, penso sia proprio la testimonianza dell'attivismo delle nostre società, penso che sia un vanto anche per le istituzioni. Assolutamente, esempi come questi sono degli esempi da portare avanti, esempi da cui ripartire e da cui bisogna lavorare per cercare ovviamente di formare i giovani del domani, e lo sport su questo ha una funzione predominante e fondamentale. Francesco Quattrociocchi, assessore allo sport in questo caso del Comune di Senago, visitina un autodromo di Monza per vedere una gara fantastica. È una giornata splendida, pieno di ragazzi, pieno di famiglie, pieno di entusiasmo, e vivere questa giornata qui a Monza nel Tempio della Velocità non poteva essere che per il pedale senaghese, per l'amministrazione di Senago, il modo migliore per celebrare questo sport, il ciclismo, che è amato da milioni di italiani e da tanti senaghesi. Francesco Mancusi, vicepresidente del Consiglio Comunale del Comune di Senago. La Senaghese è una società storica sia a livello organizzativo che a livello sportivo, penso sia un bel vanto anche per il Comune. Certo, sicuramente è un vanto per il Comune avere società così importanti, storiche, che danno comunque uno sport e una continuità anche a questi giovani che hanno bisogno comunque di trovare una situazione solida, quindi una società storica come il pedale senaghese dà questa situazione solida e quindi dà lo spazio ai giovani di poter sviluppare e evolversi in questo bellissimo sport che ha dato soddisfazioni a me personalmente, perché io avevo il papà che era molto vicino a questo sport qui, e essendo parrucchieri taglievamo i capelli a tutti i personaggi, amici come Claudio Chiappucci, come Garzelli, come Cuneo, come Pantani, e quindi ho vissuto nel ciclismo parecchi anni, vivendo ancora oggi, e quindi mi dà sempre delle emozioni bellissime per parte di queste manifestazioni, quindi il ricordo anche nella memoria del mio caro papà che amava tantissimo questo bellissimo sport.